Allora, a parte il fatto che mentre voi guardate questo video io sono in macchina in viaggio verso Roma, vi faccio una settimana lì, ovviamente sarà una settimana che non è assolutamente di vacanza, ma sarà una settimana di vacanza lavoro, no? Perché sono uno stacanovista. Bisogna pensare ai soldi e infatti oggi parliamo di pubblico, di cosa parliamo oggi? Un sacco di soldi! Bella ragazzi, bentornati qui sul mio secondo canale. Siamo tornati incredibilmente sul videogioco per eccellenza. Non vedo l'ora che facciano dei rivals o di un torneo mondiale. Activision, ti prego, prendimi nella squadra italiana, perché siamo ovviamente tornati su COD Mobile. Dopo delle prestazioni pazzesche, oggi cercherò di non fare una figura di merda, pressoché impossibile, per il semplice motivo che sono fortissimo. Tra l'altro, ho sbloccato determinate cose che sono andato ad inserire all'interno del mio videogioco, che spero di farvi vedere. Oggi parleremo di un argomento che su questi video è fondamentale, ok? Cioè il bait. Andremo a classificare il bait, andremo a vedere cos'è il bait, come si fa, qual è il bait giusto, qual è il bait sbagliato. Ovviamente i miei sono tutti giusti. Prima di iniziare questo video vi ricordo ovviamente di lasciare un bel like. Arriviamo a 10.000 like, dato che io sono il massimo esponente di COD Mobile. Se arriviamo a 10.000 like, convincerò Activision a creare un torneo ad hoc creato da me, solo per me, perché nessuno è ai miei livelli. Lasciatemi anche un commento in cui mi scrivete qual è stata l'inculata più grande che avete preso sul web attraverso un bait. Quale video vi ha lasciato con l'amaro in bocca una volta che l'avete cliccato? Non perderei altro tempo e mi butterei immediatamente nel primo match. Ovviamente il primo match ve lo dico già, sarà una postazione su Scrapyard, perché voglio prendere una nuke, è semplicissimo da prendere lì. E il secondo andremo a giocare un po' su iRise. Ovviamente sto sempre da telefono, con le cuffie, perché chi gioca col controller a questo videogioco è una pussy di merda. Bene, signori, postazione Scrapyard, la nuke ovviamente è praticamente già presa senza alcun problema. Come vi dicevo oggi, mannaggia, sto sempre scomodo a giocare a questo gioco. Ho messo la katana, cercherò di farvela vedere perché mi sono anche rotto abbastanza il culo per prenderla. Mannaggia, la scomodità di giocare al videogioco è pazzesca. Intanto sta crollando casa. Come vi ho detto, parleremo un po' di bait. Che cosa sono i bait? Beh, i bait è quella cosa che contraddistingue ovviamente determinati video come questi. Attenzione qui, questi sono 4 kill. Guarda, 3, 2, 1. 2, 3, va bene, no, sono 2, vabbè, ci posso stare, ci posso stare. Come ho detto, su Scrapyard è veramente semplice, a parte che sono diventato il numero uno col cecchino, comunque va bene. I bait sono fondamentali su YouTube per il semplice motivo che possono far aprire la vostra creazione a più persone possibile. Un attimo che mi stanno un po' aprendo il buco del buco. Ok, grazie team. Ci sono diverse categorie di bait, ok? Ci sono i bait, secondo me, cattivi e i bait un po' scialli, nel senso. Io, dal mio punto di vista, faccio dei bait più o meno decenti, nel senso che difficilmente baito in maniera aggressiva e cattiva. Il mio bait più o meno parla del video. Diciamo che è un titolo romanzato di quello che andrò a fare nel video. Tipo questo, no? Tipo anche questo qui è un bait. Aspetta, mi fermo qui. No, perché spawnano da destra? Ah, perché è già cambiato lo spawn. Peccato. Peccato. Non c'è la moria di gente lì, non ci credo. Ok, allora qui importante più muoiono, più nascono lì. Basta che i miei non invadano lo spawn, perché potrebbe essere un bel problema. Vabbè, rimango qui e prendo la nuke, ve lo dico già da adesso. Comunque, i miei bait sono abbastanza non troppo aggressivi, nel senso che parlano più o meno di quello che parlo nel video. Non sono troppo esagerati, tranne a volte, tipo per esempio i bait più esagerati che ho fatto, secondo me, sono stati quelli dei video su Super Seducer, perché erano molto sul sesso, capito? Quindi la gente ovviamente apre le cose sul sesso. Anche il DMB per... Oddio, tutti qui! Che culo, non sono morto. Anche il DMB, per esempio, è molto bait nel... Ma già l'ho presa! Ma è la... sbaglio, è la nuke più veloce del mondo. Pensavo di aver fatto 6 kill, ne ho fatte 25. Sono il mostro finale, perfetto. Il DMB è bait, sia nella copertina che nei titoli. Ovviamente però è un bait che c'entra con quello che faccio. Ah, tra l'altro mi sono messo questo mostro gigantesco che sto per farvi vedere, che è tipo il coso, come si chiama? Il robotoide, quello che cammini, spari, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, il super robottone. Il DMB è molto bait, COD Mobile è molto bait. Il bait io lo utilizzo semplicemente perché determinate volte magari voglio ovviamente spingere la gente ad aprire il video, no? Però non vado a scrivere falsità sul titolo e scrivo il video in modo romanzato, diciamolo così. Noi siamo passati su YouTube, a parte che questo coso è lento, proprio lento. Siamo passati su YouTube, abbiamo vissuto diversi periodi. Abbiamo vissuto il periodo del money grabber, che era tipo il 2013, il periodo del clickbait, che è passato, che è iniziato al 2015 e poi si è un po' perso nel mondo. Ora è tornato un pochino. Non ti surriscaldare, maledizione. Che cosa sei? La mia vecchia Clio? Per favore, grazie mille. Secondo me non è sbagliato utilizzare il bait per far aprire i vostri video alle persone. Per il semplice motivo che determinate
determinate volte io lo utilizzo perché mi dispiacerebbe se quel video non venisse aperto. Quindi spingo, oh mio Dio, perdonatemi un attimo, che qui c'è una fucilazione in atto. E io non capisco il motivo per il quale voi ancora non avete lasciato 300.000 like. E ancora perché non mi avete donato 300.000 euro. Aspetta, mi self-distruggo. Sì, doppia nuke. Fra, prossimo video doppia nuke, eh? La voglio chiamare. Forse c'ho poco tempo per farla. Cioè, c'ho pochissimo tempo perché le partite durano un cazzo. Se io, se giocassi con un team di 5 persone, probabilmente ce la farei. Perché basta semplicemente non conquistare le zone, fare la guardia e non conquistarle. È molto semplice. Cioè, tipo adesso non faccio un tempo perché i miei stanno dentro. Ah no, no, ancora non stanno dentro. Se rimanessero fuori, sarebbe perfetto. Ah no, in realtà però non cambia un cazzo perché è sempre un minuto. No, però è un minuto, ma non ti dai punti. Quindi ce la puoi fare in realtà. Cioè, se fai un minuto, è tecnicamente infinito. O sbaglio. O sbaldo. E mi sono scordato di usare la katana. La usiamo nel prossimo, nella prossima partita. Dai, abbiamo rotto il culo. Se questi stavano fuori, la prendevo la doppia. Te fidi? Allora, non so se l'hanno già presa la doppia su COD Mobile, però io sarò il primo. A parte che cronometrare, cioè voglio cronometrare questa nuke, è stata pazzesca. Comunque ve l'ho detto, raga, su Scrapyard è una cazzata, perché basta che vi mettete dietro il camion su postazione e quelli hanno lo spawn fisso. Hanno lo spawn fisso lì. Basta che conoscete la rotazione delle postazioni e la vittoria è vostra. Comunque, facciamoci un altro game che voglio giocare un po' su High Grice. A parte che voglio vedere quanto ho fatto, perché mi sa che ho fatto un bel punteggio, almeno 40 ne ho presi. 43-1, sì. Vabbè, ma questi erano scandali domini. Ok, Dominion Rise è tipo postazione su Scrapyard, nel senso che se Dio mi bacia le nati che mi dà la fortuna e spawno su A, loro non prenderanno mai C. Al contrario, è un po' più complicato perché A è un po' più aperta come zona, però vediamo se mi fa spawnare in modo giusto o sbagliato. Mi ha fatto spawnare in modo sbagliato, maledizione, o C. Cercheremo comunque di fare meno schifo possibile. Comunque, dicevo, i bait, ricordatevi sempre che comunque il bait non nasce da YouTube, nasce nel momento in cui c'è la necessità di convincere le persone a fare qualcosa. Hitmarker dall'altra parte della mappa, questa è la mia vita. Da MV2, che comunque non cambia la situazione e mi fa molto piacere. Allora, adesso noi ce ne andiamo sotto, perché vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere lo spawn per eccellenza, meglio di quello di Scrapyard. Guardate, guardate questi quanto so stupidi. Io vi assicuro che ogni giocatore su COD Mobile passa da qui su High Grice, perché pensano di essere furbi. Non hanno capito che basta uno che c'ha una mira abbastanza decente che può rompergli il culo. Come vedete, 4 kill in 2 secondi, perfetto. Qua non la prenderò mai la nuke perché è veramente complicata. Però vi ho detto sì che, cioè, vi assicuro. Sì, no, maledizione, vabbè. Vi dicevo, il bait nasce nel momento in cui c'è la necessità di convincere le persone. Vai, drone! Nasce dalla pubblicità. Cioè, pensate solo i trailer dei film, no? Quanto devono convincervi ad andare al cinema a spendere 7,50 euro, o a comprarvi il Blu-ray, o affittarlo da un fallito blockbuster, a vederlo su Netflix. Ari, eccoli. Eccoli. Sono stupidi come i sassi, cazzo, su sto videogioco, raga. So, popo scemi. Allora, se i miei se fanno i cazzi loro, faccio 300 kill. Non smetteranno mai di arrivare, perché pensano di killarmi, ma non hanno capito che è impossibile, perché io li sto già mirando e sono dietro a un muro. Tanto adesso ricarico col mio time. Lo sapevo. Guarda, non mi possono prendere. Mi vedono solo la testa. Ma mirare su questo gioco è impossibile con le armi. È veramente difficile. Soprattutto se esci da un angolo. Quindi sono invincibile. Allora, gli piazzo la torrettina qua. Forse anche un po' più avanti la potevo mettere. Però vabbè, sciallettalo. Non posso spostarla. No, hanno tolto i buchi sui tetti. Ah no, era dall'altro lado. Oddio. Torretta. Torretta, faccia qualcosa. Torretta, faccia qualcosa. Katana. Easy. Ah sì, sono diventato il ninja. Sono diventato ninja. Guardate la katana, che figata, eh. No, questo mi ammazza. Easy. Ah, ma le... no, sono troppi. Quanti erano? Vabbè, comunque la katana è abbastanza figa. Ricordatevi sempre, i trailer delle pubblicità, i trailer sono bait. Le pubblicità che vedete in TV sono bait. Gli annunci che vedete nei pre-roll su YouTube sono tutti bait, perché devono convincervi in 20 secondi a fare qualcosa o a comprare qualcosa. Bene, finisce il primo tempo. Abbiamo perso? Che cazzo, bisogna recuperare 18-2. Almeno 40 kill. No, 40 non ce la faccio. Però adesso abbiamo C e posso far vedere la mia tecnica. Tecnica superiore e marziana. Qua, sbo, miri, tutti là. Basta che impari due spawn su questo videogioco, raga. Se sono aperti come Mosè. Basta che impari due spawn sul videogame e vi assicuro che ho preso la stampante. Ho preso la stampante, sì. Allora, se voi partite bene sul videogioco, cioè sulle... cioè io già ho fatto 3 kill, eh. Prima ne ho fatte 5 in un secondo. Già avete la strada spianata. Vediamo se tornano. È certo che tornano, perché so dei sassi. Comunque, le pubblicità sono fondamentali per inculare le persone. Sono fondamentali per fare in modo... Ma questi sono pazzi, scusatemi. Non riesco a finire il discorso. Ah, regà, aiuto!
No, mannaggia il cazzo, mi sono distratto che sono cascate le cose, mi hanno ammazzato. Stanno prendendo a male male, molto male. La cosa più bait del mondo sono i trailer dei film, di Netflix, delle serie TV. Devono convincervi ad aprire il loro contenuto. Perché su YouTube allora dovrebbe essere sbagliato, mentre in TV è giustissimo? Io penso che sia esattamente la stessa cosa. Non è, il bait non è sbagliato, dipende come lo utilizzi, certo. Io tipo, come dicevo, su Super Seducer, tipo uno dei primi titoli era tipo, sono andato a letto con la mia segretaria. Rieccoli, una cosa del genere. Però lì effettivamente ero andato a letto con la mia segretaria in un videogame, certo. Però ero andato a letto con la mia segretaria e non era un bait cattivo, almeno credo. Ma abbiamo tre bandiere, ma gliela lasciamo una per fare due punti, grazie. Vai, dronino. Questa gliela ripiazziamo qua che magari fa un paio di kill. Poi il bait si è spostato un po' anche su Twitch. Tipo, ogni sub, boh, faccio qualcosa. È equiparabile a parer mio. Mannaggia il cazzo, il Predator su Egrise è inutile. È equiparabile a parer mio a qualsiasi tipo di bait presente su YouTube, se non peggio in realtà, perché almeno il bait su YouTube non concerne il fatto di guadagnare dei soldi ogni 3 secondi, frate. No, sì, era una quadrupla. Doppia. Va bene. Ah no, erano 3, ne erano 4. Ma sai che forse 40 ci ho fatto a falle, frate. Quando ho fatti 36, peccato. Ho fatto 18 e 18. Ho fatto 18-1, 18-2, vabbè. Grazie mille a tutti per avermi ascoltato, per aver ascoltato le mie incredibili parole di saggezza. Noi ci sentiamo alla prossima, che sarà domani, con un video da Villa Adriana, nella mia camera giallissima. Ci sentiamo alla prossima. Bella.